Fabio Piscopo e la sfida ha inizio. Le squadre nei loro colori palla che però viene poi gestita da Perse, che però ha un'incertezza, eccesso di sicurezza, ne approfitta allora Delgado ed è la grande chance per l'Inter, libera va Delgado, una schiacciata e palla che finisce sul palo con l'Inter vicinissima al vantaggio importante. La Lazio sta subendo l'iniziativa dell'Inter, ancora rischia tantissimo Perse e cerca il capolavoro con palla che sfiora il palo, Gnucuri, secondo grave nata da un'idea geniale di Gnucuri. Ancora un sinistro si sta coordinando, Palazzi, la staffilata centrale e ha il tempo di preparare la risponde Di Marco, a destra c'è Delgado, Correa con il gioco di gambe, va al tiro e palla che finisce sull'esterno della rete, colpendo di esterno destro con precisione riesce a trovare sulla tre quarti Delgado, ha chiesto subito palla a Correa, cerca di assisterlo Delgado, Correa fuori tempo, Guerrieri e la palla finisce fuori con l'ennesima occasione non sfruttata laterale. È in grado di sviluppare lunga traiettoria, così è in effetti. Poi Pollace, sistema, va al tiro, Pollace. E si vede la Lazio concludere verso la Delgado a destra. Avanza Palazzi proprio per Delgado. È un po' staccato Germoni. Conclusione cercando l'angolino. Delgado ancora pericoloso. E la palla finisce in rete per il vantaggio dell'Inter con Rocca che svetta in area sul corner di Delgado. E porta avanti i nerazzurri in questa sfida a eliminazione diretta. Ora è Lazio 0, Inter 1. Sul calcio da fermo l'Inter ha concretizzato nel secondo tempo dopo aver fallito tante occasioni nella prima parte, nella prima metà della sfida. Assegno i nerazzurri al 16esimo. Delgado, la sospensione di Rocca. Come... e palla che finisce nel sacco. Come riapprezziamo del replay, attaccato con... pronto, intanto Palombi, Palombi, controlla, Palombi centralmente, cerca di innescare Rossi, Rossi che strozza con la conclusione per la prudenza che decide nel match. Ora scatto di Palombi, valutato di posizione regolare, Radu, Radu con Palombi che ha difettato... non... nell'azione precedente che Gianni sottolineava l'errore di Sciacca, in realtà Radu non doveva assolutamente uscire, si è fatto trovare fuori dai pali. Baldini ci riprova, Baldini dentro l'area, Guerrieri respinge, per sua fortuna trova la Lazio. Un destro filtrante per Rossi di testa, gran gol di Rossi in tuffo ed è il pareggio per la Lazio al 41esimo del secondo tempo. Ancora lui, Rossi. Al 125esimo contro il Palermo nella semifinale playoff, perfetta l'assistenza in tuffo e in ritardo Doncor, niente da fare per Radu ed è parità, il colpo di testa vincente del numero 20 della Lazio. Una rimessa laterale, Murgia, Murgia sistema la palla sul sinistro, va al tiro, Radu. Inserimento di Murgia, Palazzi che è in pratica un difensore aggiunto, Pace va al tiro, Radu lo trattiene e c'è Murgia, Murgia fuori gioco, visto il fuori gioco, inutile il gol del numero 10, superiorità numerica, infortunio di Correa a cambi già esauriti, l'Inter in 10 nel segmento finale. Intanto Rossi cerca spazio a destra, Rossi, l'assist per Palombi e la Lazio ribalta il match al 9° minuto. E ora Lazio 2, Inter 1 per la rete di Palombi, esulta Simone Inzaghi. Ma che impatto Rossi, anche in questa circostanza ha dimostrato come lui nel corpo a corpo, anziché andare in difficoltà, al contrario si esalta perché è molto potente e quando sente l'avversario addosso usa bene le braccia, le spalle, tutto il tronco per liberarsi, sprigionare potenza, così ha fatto, si è allargato come rivediamo da questo replay e poi con intelligenza ha messo al centro un assist perfetto dove Palombi con anticipo sull'avversario ha depositato in gol. Di forza Rossi nel duello con Sciacca che esausto non riesce ad opporsi e anche lucidità Rossi nell'assistenza esemplare. Ha dato un'occhiata all'orologio l'arbitro, la sfida è finita, se l'è aggiudicata la Lazio in rimonta dopo che l'Inter era passata in vantaggio nel secondo tempo, ma confermando
un carattere straordinario. La squadra di Simone Inzaghi ribalta il verdetto, si aggiudica questo quarto di finale e sfiderà la Roma in semifinale di questa Final 8. Fu semifinale anche